Oggi in apertura un collegamento in diretta da Città Sant'Angelo, dal nuovo centro vaccinale dell'ASL di Pescara, chiuso il Palafiere di via Tirino, adesso la sede è a Città Sant'Angelo nella zona dell'outlet, ma per noi a raccontarci tutto, compresa l'inaugurazione ufficiale di oggi, è la nostra inviata Antonella Micoletti in diretta. Buongiorno Antonella. Buongiorno Marina, buongiorno ai telespettatori della TG8, si è detto bene, oggi c'è stata una inaugurazione formale, un taglio del nastro del centro vaccinale qui nell'outlet di Città Sant'Angelo, a cui hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Ciamponi, il sindaco di Città Sant'Angelo, il dottor Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale e naturalmente tutti gli operatori sanitari e la protezione civile che garantiscono le vaccinazioni. Qui si vaccina e adesso c'è un momento di pausa senza prenotazione per quanto riguarda sia le prime sia le seconde che le terze dosi. E lo hai detto tu, domani entrerà in vigore il Green Pass soprattutto per i lavoratori statali e per i lavoratori indipendenti, quindi Andrea Berardinelli ed io siamo venuti nel centro vaccinale nei pressi dell'outlet di Città Sant'Angelo per vedere se c'è questa corsa al vaccino per ottenere il Green Pass. Il dottor Di Luzio, nell'intervista che adesso andremo a proporvi, ci ha detto che negli ultimi 15 giorni c'è stato un incremento di dosi soprattutto per quel che riguarda la popolazione tra i 20 e i 40 anni, popolazione in età lavorativa. C'è da dire, Marina, che in Abruzzo sono 193.000 i corregionali senza Green Pass e fare i puntati sui 114.000 abruzzesi che sono quelli in età lavorativa che finora non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino contro il Covid. Ma io mi fermerei qui e darei la parola al dottor Rossano Di Luzio, che abbiamo intervistato e che ci ha detto quanto segue. Dottor Di Luzio, domani Green Pass obbligatorio per quanto riguarda anche e soprattutto i lavoratori pubblici e privati. C'è stato un incremento di vaccinazioni qui all'Outlet Village oppure no? Ma sono circa 20 giorni che registriamo un incremento di vaccini nelle sedi vaccinali della ASL. Diciamo che ci assestiamo mediamente sui 300 vaccini al giorno, 300 prime dosi al giorno. Insomma, una corsa al vaccino per ottenere il Green Pass c'è stata. Sì, sì. Tante persone e anche tanti giovani che in età lavorativa dai 20 ai 40 anni adesso si stanno presentando negli hub vaccinali per la vaccinazione. Diciamo che è possibile venire qui a vaccinarsi senza prenotazione. Sì. Proprio per andare incontro a tutti coloro che anche all'ultimo momento decidono di vaccinarsi, abbiamo deciso di non effettuare la prenotazione. Si può sia prenotare che venire direttamente qui all'hub e vaccinarsi. Gli orari di apertura sono sia la mattina che il pomeriggio, dal lunedì al sabato. Si procede con le terze dosi e gli over 65 anni, accanto alla terza dose, possono fare anche il vaccino antinfluenzale. Se lo richiedono possono anche fare, gli ultra 65 anni possono anche fare il vaccino antinfluenzale insieme alla terza dose di richiamo del vaccino Covid. Anche per i più irriducibili, dunque il fatto del Green Pass e che domani scatti il Green Pass e possano scattare anche eventuali sanzioni, beh, ciò li ha spinti a propendere per la vaccinazione. Sì, però devo constatare che c'è ancora uno zoccolo duro che purtroppo non vuole ancora vaccinarsi. Beh, in Abruzzo sono addirittura 114.000, se non sbaglio, coloro in età lavorativa che non sono ancora vaccinati, cioè che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Sì, sono tanti. Tanti ma non tantissimi. Spero che anche queste persone nei prossimi giorni possano venire qui, non solo qui ma anche in tutti i centri vaccinali d'Abruzzo per continuare la vaccinazione, perché è quella che ci sta permettendo di uscire da questo incubo. Immunità di gregge, la tanto agognata immunità di gregge, anche se voi esperti dite non bisogna naturalmente abbassare la guardia, quando la si raggiungerà in Abruzzo? Allora, se per immunità di gregge intendiamo la popolazione vaccinabile da 12 anni in su, l'abbiamo già raggiunta da diversi giorni. Nel totale della popolazione manca ancora qualche giorno perché per esempio nella provincia di Pescara ci troviamo tra il 77 e il 78% del totale della popolazione. Dunque l'obiettivo dell'80% anche nella provincia di Pescara è abbastanza vicino, vedremo se in questi giorni Antonella ci sarà
un incremento delle vaccinazioni. La dislocazione del centro vaccinale dell'ASL di Pescara, lì all'outlet, nei giorni scorsi ha creato anche qualche malumore da parte dei confesercenti, da parte di alcuni commercianti, perché ritengono che possa essere in qualche modo favorito proprio il commercio in quella zona. Naturalmente c'è anche il Natale alle porte, quindi un momento in cui si spera di poter anche recuperare quella economia perduta lungo la strada del Covid, giusto Antonella? Hai detto bene Marina, infatti Marina Dolci di Confesercenti e Riccardo Padovano di Confcommercio hanno scritto a prefetto, sindaci ed ASL e hanno detto trovate rapidamente un'alternativa perché, testuali parole, la concorrenza sleale non ci piace, tantomeno che si utilizzi la scusa dei vaccini. Noi abbiamo girato la domanda al dottor Di Luzio, che ha cercato di spegnere le polemiche, ha detto che questa era l'unica sede possibile, bisogna vaccinarsi e andare tutti nella stessa direzione. Tra l'altro abbiamo raccolto pareri che poi vi mostreremo nel corso dello speciale che andrà in onda questa sera. Per concludere Marina, brevemente, prima ho parlato di inaugurazione formale perché sappiamo tutti che l'hub vaccinale nell'outlet di Città Sant'Angelo è già attivo dall'11 ottobre e il dottor Di Luzio ci ha detto che negli ultimi 3 giorni sono state effettuate 1500 vaccinazioni tra prime, seconde e terze dosi e i medici ci hanno poi riferito che domani c'è una prenotazione di terze dosi molto importante e che domani sarà una giornata cruciale proprio perché scatterà l'obbligatorietà del Green Pass, della cosiddetta carta verde. Se non hai domande da studio io ti restituirei la linea, Marina. Grazie, grazie Antonella Micolitti, vi rimando allo speciale appunto che conterà anche questi approfondimenti di cui abbiamo appena accennato alle 20.05.